E soprattutto voi non conoscete il dolore di un sindaco quando sente soffrire la propria città. Immaginatevi il dolore di un sindaco quando vede morire le persone della propria città. E quindi abbinare i morti alle responsabilità politiche non è da scienziati dietrologi, è da sciacalli e anche purtroppo da piccoli uomini e piccole donne. Non tutti i consiglieri dell'opposizione hanno usato gli stessi termini. E quindi purtroppo qualcuno mi ha sorpreso negativamente, perché non pensavo si potesse andare oltre la decenza della polemica politica. E soprattutto io non ho sentito una parola di che cosa c'è da fare. Non avete riconosciuto uno sforzo dei volontari, uno sforzo che abbiamo fatto sulle mascherine. Quanti comuni hanno fatto il lavoro che abbiamo fatto noi? Lo sforzo che abbiamo fatto sui buoni spesa, lo sforzo che abbiamo fatto sui servizi sociali, psicologici, di accompagnamento agli anziani. Non vi siete resi conto di nulla di quello che è stato fatto. Ed è la dimostrazione che eravate a casa, nel divano, ad aspettare soltanto un elemento sul quale fare polemica. Questo non è governare e non è neanche collaborare. Allora io spero, visto che adesso si è aperta la fase 2, che si ragioni su questo, che si ragioni su questo, sulle cose da fare, e che magari nell'opposizione, come ho sentito negli interventi di oggi, nasca anche, come dire, un atteggiamento diverso tra i consiglieri. Perché questo non è l'atteggiamento che serve ai pesaresi. Dobbiamo ricostruire la città. Siamo stati travolti dalla pandemia. Chi vuol far diventare una pandemia una questione di piccola bottega? È fuori dal mondo! Parla con i quattro amici che ha sui social, spesso e volentieri di attori seriali, ma è fuori dal mondo. Chi invece vuol bene ai pesaresi in questo momento dice: che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare per ricostruire, per far ripartire l'economia, per far ripartire il lavoro, per evitare di fare i passi falsi, per evitare che la voglia di ripartire non crei problemi sull'aspetto sanitario e che non si abbia di nuovo una ricaduta?